di Gianfranco Formichetti, una biografia di Tommaso Campanella. Il sottotitolo del libro è Eretico e mago alla corte dei papi. Ecco, questo grande monaco calabrese, no? Domenicano, che è l'autore del famoso La città del sole, ecco, che vive durante il Rinascimento. Che cosa l'ha spinta a raccontare la storia di quest'uomo? Ma il fascino innanzitutto di questo grande personaggio è che si muove in un ambito particolare, in un momento estremamente significativo della storia italiana. Un monaco che parte dalla Calabria e che attraversa tutta l'Italia fino ad arrivare a Venezia, e poi tutte le vicissitudini della sua vita, l'arresto a Venezia, il trasferimento a Roma. Ma perché? Arresto dovuto a problemi legati ai suoi libri, libri che venivano giudicati poco ortodossi, come poi verrà giudicata poco ortodosso anche il suo comportamento quando rientrerà in Calabria, la sommossa del 99, in cui lui ha ritenuto... Ma cosa racconta Campanella? Cosa dice per essere messo così al bando? Dice che il regime spagnolo è un regime che è pericoloso, che non funziona bene, e poi ci sono dei problemi legati anche al mondo che egli si trova a vivere in quel periodo, in particolar modo poi la sua profezia, il suo sentire particolarmente profetico. Del resto la liberazione dai 26 anni di carcere che egli riuscirà ad ottenere e il contatto con Papa Urbano VIII sarà la definitiva posizione proprio Quindi una chiesa assai diversa da quella di oggi. Una chiesa certamente diversa. Un mondo meno libero. E anche un Papa forse che sentiva fortemente il fascino dell'esoterismo, della magia. Ricordiamoci che Urbano VIII entra in contatto con Campanella proprio attraverso un'opera, il Desiderali Fato Vitando, che è un manuale di esoterismo per allontanare gli influssi negativi degli astri. E quindi da questo punto di vista una particolare condizione, momenti che vengono vissuti nel Palazzo del Quirinale, rituali magici che vengono fatti da Papa Urbano VIII e da Campanella stesso. Allora, un libro che ci racconta non solo la vita di un grande monaco, Tommaso Campanella, di un grande domenicano, ma appunto, come dice il sottotitolo, Eretico e mago alla corte dei papi, e quindi scopriamo anche un papa, un'Italia, un periodo storico, e appunto, come in ogni libro importante, anche questo grande personaggio centrale. Allora, Tommaso Campanella di Gianfranco Formichetti, il sottotitolo Eretico e mago alla corte dei papi, l'editore del libro è PM.